aprire la finestra sul mare, credo che sarà una cosa molto molto simpatica. Veramente grazie. Prego, assessore, sì, grazie, brava. Dal lunedì avremo 320 ragazzi della Corsi che effettueranno quindi le loro lezioni in una scuola idonea con 14 aule, quindi che le abbiamo ricavate già dalle aule che esistevano là, con dei lavori di impiantistica e edilizia. Abbiamo realizzato, come richiesto dalla scuola, una sala insegnanti che è lì in mezzo e anche un'aula palestra. Quindi qua dietro c'è anche una palestra dove potrà essere svolta... Qua la sera si balla invece. Le feste serali della Corsi. Quindi abbiamo la possibilità quindi in questo modo di avviare un cantiere già appaltato, che è quello della Corsi. La Corsi ha già l'impresa pronta a partire, che quindi stiamo organizzando, partirà con i lavori a fine gennaio e permetterà quindi in questi due anni di adeguare alle norme sulla sicurezza quell'edificio che ne ha bisogno, con un importo di oltre 2 milioni di euro. È uno spazio molto bello come dicevano il sindaco, l'assessore sul mare. È uno spazio con spazi molto ampi per i ragazzi, in cui possono essere poi progettate e definite azioni didattiche anche innovative su cui stiamo lavorando. E, diciamo che anche la vicinanza al nostro bacino d'utenza, perché la scuola Corsi che è in via Sant'Anastasio è a 5 minuti di strada rispetto a qua. E quindi è una soluzione molto, molto, molto buona per noi, perché è molto vicino al nostro bacino d'utenza, c'è il parcheggio molto grande che permette anche ai genitori di accompagnare i bambini con la macchina, di poterli quanto accompagnare con la macchina. Quanto li dai ai genitori? 2 minuti per fare 15 minuti. Ecco, 15 minuti tempo di parcheggio di rotazione. 15 minuti entrano, lasciano i bambini ed escono. Esatto. Quindi questa è una soluzione ottimale. E secondo me, poi adesso lo stiamo allestendo, in questi pochissimi giorni abbiamo lavorato veramente con grande impegno per allestire e mettere a posto, e sta venendo un ambiente molto confortevole con grandi potenzialità, sia di carattere didattico e anche dal punto di vista dello stare bene a scuola.